altri 138 euro. Lui rilancia il comando. Ce l'aveva pronto! Guarda il sorriso dove dice: ho fatto 138 euro gratis. Guardalo! Quello che sta facendo l'aglio non dovrebbe stare in piedi. Facciamo crescere una generazione di deficienti, giusto? Salve gente, bentornati su Cina TV e quello che avete sentito era Tag, sì. Vi ricordate di quel video? Beh, ci ho fatto il video risposta e a quanto pare io e Tag abbiamo opinioni diverse. E dato che io devo difendere il grande potente Lion, dovevo fare qualcosa. Ma poi ho pensato, no? Perché dovrei costringerlo a cambiare idea? Siamo persone diverse, quindi abbiamo idee diverse, mi sembra piuttosto giusto. Anche perché sarebbe molto noioso se fossimo tutti uguali. Ma quindi cosa dobbiamo fare con le persone con cui non andiamo d'accordo? Le odiamo? Le ignoriamo? Le eliminiamo? No, io ho l'idea. Creiamo la miglior partita di Team Fortress 2 in Italia di sempre! Per chi non lo sapesse, Team Fortress 2 è un gioco gratuito in cui due squadre devono combattersi a vicenda. Tutto molto classico. L'unica differenza è che questo è uno dei giochi più bilanciati di sempre, e quindi abbiamo deciso di creare due squadre composte da fan e sfidarci. Se vincevo io, Tag avrebbe dovuto fare un video su Fortnite. Se vinceva lui, io avrei dovuto caricare un video non editato. Vi spiego velocemente come funziona il gioco e la sfida. Su Team Fortress ci sono 9 classi. Partiamo con lo Scout. Questa è la classe più veloce del gioco. C'ha un fucile a pompa, può fare il doppio salto, ha una bibita che lo rende invulnerabile ma non può sparare, però per bilanciarlo c'ha veramente poca vita. Il soldato invece è equipaggiato con un lanciarazzi molto potente, inoltre c'ha un fucile a pompa nel caso finisse i razzi, e se si spara i piedi mentre salta può fare dei super voli con il rocket jump. Il pyro invece c'ha un lanciafiamme che è devastante da vicino, inoltre c'ha la funzione per spingere oggetti, proiettili e persone, ed è ottimo per dare una mano agli ingegneri e per dar fuoco alle spie. Il Demoman è un esperto degli esplosivi, c'ha un lanciagranate molto potente, inoltre c'ha uno sparamine che è ottimo per creare delle trappole. E anche lui, come il soldato, può usare le esplosioni per fare dei super salti. Questa classe è perfetta per far fuori le torrette dell'ingegnere. Il grosso invece è la classe con più vita di tutto il gioco, però è molto lento. In compenso c'ha un minigun che è molto ma molto potente. Qui abbiamo la classe che userà Tagful, ovvero l'ingegnere. Questa classe è in grado di costruire varie strutture, come ad esempio le torrette, che sono molto forti e possono essere upgradate, degli dispenser per distribuire munizioni e vita, e dei teletrasporti per teletrasportarsi nella battaglia più velocemente. Inoltre, nella partita vedrete questo oggetto che creerà uno scudo attorno alla torretta, però dovrà essere comandata manualmente. Il medico invece è la classe che userò io, è in grado di usare questa pistola medica per curare i compagni di squadra, e una volta completata questa barra sarà in grado di usare l'ubercarica, che serve per rendere invincibile me e chi curo per un breve periodo di tempo. Però nel mio caso ho la pistola medica che non dà l'invulnerabilità, ma durante l'ubercarica dà un super danno a chi sto curando. Il cecchino invece è abbastanza autoesplicativo, c'è un cecchino e devi colpire in testa le persone per fare il danno critico. Inoltre, se carichi questa barretta, il tuo colpo farà molto più danno. E infine abbiamo la spia. Questa classe è molto pericolosa perché è in grado di travestirsi come un compagno di squadra. Inoltre può diventare invisibile e se vi colpisce alle spalle con il suo coltello, vi one-shotta. Infine può usare questo aggeggino per disattivare e distruggere le strutture dell'ingegnere. Su Team Fortress 2 ci sono molte modalità, ma noi per la battaglia abbiamo scelto la modalità Payload. In pratica dobbiamo spingere questo carrello esplosivo dentro la base nemica entro il tempo limite. Nel percorso ci sono vari checkpoint che ci aggiungono tempo al round. Una volta arrivati all'ultima base, il carrello esplode. Se esplode, vince il team attaccante. Se invece il tempo scade prima che il carrello riesca ad esplodere, vince il team difensore. Alla fine del round, i team si scambiano e ne riparte un altro. Il primo team che raggiunge 3 vittorie vince la mappa, e il team che vince 2 mappe vince l'intera partita. Quindi, ora sapete tutto, ecco com'è andata la partita. Non si torna più indietro. Andiamo. Non si torna più indietro, stiamo iniziando, aiuto, aiuto. C'è da dire che eravamo particolarmente stressati perché avevamo sentito leggende che Tag aveva raccolto i migliori giocatori in Italia di Team Fortress. Quindi mentre loro stavano calmi a fare le strategie per la partita, noi navigavamo nel panico. Tu, il tuo ruolo in questa partita, il tuo ruolo è ammazzare il medico nemico, capito? Ci sarà un pyro da Loren. Vediamo come ci va. Aiuto. Oddio, c'hanno 2 medici. Ok, cerco di cecchinare. Got it?
fai? Silenzio! C'è uno sniper, tirate lo sniper. Lo smarto sul carro con tag. Raga, i medici. Sì, sorry, sorry, sì. Ci sono. Ah, pushate. Sacca la Uber, sacca la Uber. Uber carico, Uber carico. Che caotico. Dai. Non mi appare più, il raggio. Bravi ragazzi, state così, non attaccati uno contro l'altro. Eravamo partiti con l'idea che avremmo perso. E vederli avanzare in questo modo veloce e coeso non è che ci abbia dato tutta questa sicurezza. Oddio, ma sono già avanti, diamine. No, oh mio Dio. Non ho visto neanche. Vai Nebula. No, c'era la torretta sotto. Ditemi che c'è ancora il trasporto. Ho ucciso il medico con l'Uber. Vai, ok. Li abbiamo bloccati. Riassortitevi. Diamine, stanno tornando col... Pusha, Checco, pusha! Catturate il primo punto! Dai, catturate, ragazzi! Priorità, bisogna prendere il punto! Dai, ragazzi, dai! Bravi! Dai, Dobbiamo calmarci, perché siamo troppo nel panico. Lo so. Dato che non eravamo riusciti a difendere il primo checkpoint, dovevamo resistere a tutti i costi per 6 minuti sul secondo. C'ho la terza Uber di fila. Vai! Lo renderemo. Ah, perfetto, ottimo. Ragazzi, tutti assieme ci dobbiamo radunare. Uber. È un push organizzato. Incontriamoci vicino al carico, dove c'è l'entrata per andare di sopra. Tutti all'entrata dove andiamo di sopra. Pushate. Vai, pushiamo, forza. Pushate. Ok, adesso arrivano, adesso attaccano. Stanno attaccando. No, okay. Non l'Uber. Niente. Vabbè. E che cazzo. Sono morto per la prima volta, non ci credo. Il tuo ruolo è ammazzare il medico nemico. Purtroppo non siamo riusciti a difendere nemmeno il secondo. Ora quello che bisognava fare è non far scendere ulteriormente il morale della squadra. Stiamo andando molto bene comunque. È vero. Ok, qualcuno da sopra. Bravi ragazzi da sopra, pushate. Occhio sopra, abbiamo un soldato. Niente. L'elimino. Pushate. No, l'hanno vinta. Porca. Bravissimi. La prima è di riscaldamento. Dopo aver visto come è andato il primo round, non avevamo molte speranze. Però comunque dovevamo dare il tutto per tutto, perché i team erano cambiati e ora toccava a noi ad attaccare. Ragazzi, ascoltatemi, mi serve una mano per l'ingegnere. Chi adesso deve aiutarmi, mi aiuti, potenziare tutta la mia roba. Terribile aiuto. Ce la possiamo fare. Ok, silenzio. Sto scendendo. Vai. Via. Non fitto l'Uber. Ah, no, era Dio. A sinistra. Ok. Tenete d'occhio le spalle. State attenti che potrebbe esserci un cecchino dall'altra parte. Occhio. Gloria indietro. Pyro, stai da me. Ti prego, Pyro. C'è una spia da me. Mi serve un Pyro, porca trota. Sì. Quel Pyro non è mai arrivato. Ok, taggo C. Cecchino. Maledizione, mi ha tirato giù l'orpirla. Niente, mi ha tirato giù lo sniper. Torretta andata. Ottimo. Dai, che buona. Vai, via. Teleport down. No, sono sul punto. No, è loro. Morto. Vai. Fortunatamente siamo riusciti a conquistare il primo checkpoint più velocemente di loro. E questo ha riacceso una fiammella di speranza. Vai, mastro. Ottimo. Vai. 8 minuti. Vai. Raga, preparo il nest all'ultimo punto. Dai, andiamo dritti che stiamo andando meglio di loro. Lo faccio sull'ultimo punto. Ragazzi, raggruppatevi. Ora. Stanno pushando, ragazzi. Vai. No, vabbè, dai. 1-1. Vai, vuol dire che siamo più bravi di loro. Ora sapevamo di essere più forti di loro in attacco. Tuttavia dovevamo vincerne almeno una in difesa o saremmo stati a un passo dalla sconfitta. Andiamo. Occhio a Iago, sai che è l'unico che può passare. Vai, pushate. Non state attaccati uno all'altro, arrivano. Senti, soldato. Ottimo, Dirles. Massimo 4 persone sul carro, non di più. Sotto stanno spingendo sotto. Vai. Ok, a posto. Attenzione.
Torretta livello 3 sopra. Dai, 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 che li blocchiamo. Dai, che li blocchiamo. Se vi mettete vicino al cart, lo blocchiamo. Mi potenzi il teleport per cortesia? Se sei in base, se no. Non... Come attaccanti, è molto importante avere dei teleport per raggiungere il campo di battaglia più velocemente. Ed ecco perché sono andato a fare una visitina a Tag. Vai. C'è una crit-trig. It was at this moment. Vai, distruggi il teletrasporto. Distruggi la torretta. Mi hanno tirato giù tutto. Ottimo, ottimo il teletrasporto. Tutto, vai, vai, vai. Andiamo, andiamo, ragazzi. Sopra, sopra, sopra. Pushate di sopra. CZ di sopra. Via così sopra. Via così sopra. Tornate indietro. C'ho l'Uber, vai. C'ho l'Uber. No, hanno usato l'Uber. Sopra. Sopra l'Uber. Sono tutti sopra. Dai. Ah, non sanno usare la domesticatore, sti qua. Ottimo. Andiamo sul carico. CZ sul carico. Vai. Pushere tutti. Stanno pushando. Non facciamoli pushare. Manca un minuto. Pure tu, Broi, pure tu, servi. È una spia. Veloce. No. Non fateli avvicinare il carro. Continuate. Dobbiamo fare esattamente come abbiamo fatto prima, ma su un altro checkpoint. Ce la possiamo ancora fare. Guarda che siamo andati molto meglio rispetto a prima. Ci sei? Sì, ma non ho l'Uber. No, fuck, me l'ho. A sinistra stanno preparando uno Uber, eh? Sì. Epic pusher ti Uber. Vai. Sono stato l'Uber. Confido in te. Dai. E non c'è il teleport. C'è il pelo, Epic. Dai. Epic! Io la gola alla fine di questa partita non ce l'avrò più. Ottimo. Hai Uber caricato? Sì. Ragazzi, pushate insieme. Okay. Occhio. Nastro. Bravi, insieme. Non troppo vicini a una... Grande. Ok, è andato giù Tag. Oh, c'è l'Uber, Mastro. Ora. Vai. Un minuto. 60 secondi, dai. Miseriaccia. Ragazzi, organizziamo un push finale. Sì, rimaniamo sul kart che adesso fanno l'ultima ondata. 3, 2, 1. Vai, Epic. Pushate tutti insieme. Forza, tutti insieme. Vai. Che rotolo, raga. No, non c'è un bel po' di subito. Vai. Che disastro. No, c'è il pyro. Yes! Sì! Siamo a due, vai. Dio mio, Mastro, 159 punti. Oh, mi scusami. C'ho 54 aiuti. Ok, Iagos fuori, entri qualcun altro. Se vinciamo questa, abbiamo vinto la mappa. Qualcuno che difende l'altro lato. Dove sono i nostri soldati? Un soldato che difende l'altro lato, due. 3, 2, 1, vai. For the mother world. Si dà push. Dato che avevamo vinto due round di fila, sapevamo che nessuno poteva fermarci. E quindi non ci siamo fermati. Via. Ho buttato giù la torretta. Vai. Raga, non è torretta. Madonna, c'è talmente tanto casino che il gioco lagga. Ragazzi, qualcuno al tunnel, che ci sta solo CZ. Qualcuno al tunnel, per favore. Vabbè, abbiamo 3 minuti per far fuori la torretta e andare avanti. È già fatta fuori. Epic, fai il prossimo punto, Epic. Non abbiamo un teletrasporto. Ora lo creo. Ok, grazie. Ho parlato troppo presto. Il team di Tag ha creato una linea difensiva formata da 3 torrette in questa zona della mappa. È una zona perfetta per camperare ed era praticamente insuperabile. I Demoman, fate fuori quella maledettissima torretta. Ferma Levi, Saga, vai ad ammazzare Levi. Saga, vai ad ammazzare Levi che ti ubro. Oddio, hanno tutto per via. Oddio. No, porca troia, l'ho chiamata sta caca. Mi chiamate un pyro da me? Siamo più bravi di loro, eh. Abbiamo 6 minuti. Loro ne avevano di meno. Hanno tre torrette. Ce la possiamo fare, abbiamo Demo meno P noi. Isaac, sono tutti nell'angolo delle torrette. Demo sì. Lo so. Purtroppo non siamo riusciti a superare quella zona e stava per scadere il tempo, ma a Essential è venuta un'idea geniale. Allora, yes. io posso mettere la bibita che mi rende immortale e distacco le torrette. Hai ragione. Appena siamo tutti, carico con la bibita e le torrette sono distratte da me. Vai, carica. Gearless, tu attacca. Vai! Attacca. Gearless, attacca. Mi hanno tirato giù, niente. No, vaffanculo. Vai! Muovi! Uno scout li ha distrutti! E niente, c'hanno l'Uber, ma non penso che l'hanno tanto con quest'Uber. Vai, ultimo punto e ce la facciamo. Gli abbiamo distrutto le torrette, abbiamo superato il peggio.
quel... Ah no, ok no. Spia... Ma spezzo di... C'è un pyro che ci difende per cortesia. No, vabbè, lascia stare. Epix ti ha attaccato alla tua sentry. Spia ancora. Pyro, ti prego, dove sei? Pyro! Allora, io posso sempre usare la bibita e prendere l'attenzione. Sì, usa la bibita, però dobbiamo avere anche i Demoman. Demoman, rimanete fermi qua, attacchiamo tutti di colpo. Ragazzi... No, mi ha tirato giù lo sniper, mi ha tirato giù lo sniper, non avanzare. Via, 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 via. Vai, 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 vai. Ok, stanno stancando da dietro. No, e niente, mi hanno lanciato in aria, quindi... Vai, vai, vai. Deflecta, deflecta e fai il fuoco, deflecta e fai il fuoco. Vai, bot, vai. Hanno l'Uber, dietro, dietro, tornati dietro. E niente, ma... Dai. Li abbiamo fermati, però, li abbiamo fermati. Deflecta, Pyro, sai deflectare, tasto destro. Essential, vuoi bere ancora? Sì. Vai. Mi devo... Vai, 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 Mastro, vai, vai, vai. Spy scout. E stanno anche a sinistra, sono sia a destra che a sinistra le tue fette. Stanno pushando, ragazzi. Ok, oh, ci sono tre. Vai, via. Ok, vai. Ottimo. Fermateli col corpo. Oh, sì. Yes! E abbiamo vinto la prima mappa! No, caca, 3-1. Ce l'hanno chiusa. Vai, non è possibile. Grandi, oh mio Dio, la miglior partita del secolo. Stiamo iniziando, ragazzi. Non ci saremmo mai aspettati di vincere la prima mappa così facilmente. E la cosa più bella è che la seconda mappa era quella in cui ci eravamo allenati. Ciliegina sulla torta. Durante il riscaldamento, qualcuno mi consiglia una cosa che non sapevo. Isaac. Se poi mi left click, fai una cura d'aria. È quello che cercavo. Wait, adesso lo so, abbiamo vinto. E non l'abbiamo neanche usata. Non l'abbiamo neanche usata prima. Dai, ragazzi, non mollate. Abbiamo 5 round per fargli vedere che siamo capaci. Se ci impegniamo come prima la vinciamo. Ma adesso abbiamo anche la cura d'aria, cioè. Dove la metti qui la sentry? Mannaggia, non la so sta mappa. Non la so. Broi, dove sei che ti devo difendere? Nella frasca. Broi, ti fornisco copertura anche dagli attacchi dall'alto. No. Vai. Vai, Nebula, vai, grande. Oh, grande. Stato fetta. Attenzione. Spia! Non hai chiamato la spia, bro, spia. Dietro, grande. Nebula, stiamo facendo una strage. Dai, che sono quasi tutti andati, dai. Che roba, è OP sta roba, è OP. Niente. Io non me ne devo. Vai al prossimo, Epic. Il video su Fortnite si avvicina. Non ci fermiamo mai noi. E purtroppo Mastro l'ha gufata, perché è successo qualcosa che non doveva accadere. PPVPR? Chi è PVPR? Come chi è PPR? Chi è? What the f does that mean? È anche inglese. Come ho detto all'inizio, la partita era tra due team formati dai nostri fan. PVPR chiaramente non era un nostro fan, quindi andava sostituito con un fan di Tag. Ma che cosa fa Tag invece? No, che non spia, spia. Stai guardando la spia. Sorry. Però gioca bene, spia. Come GG PVP? Ma è OP, si stanno sfruttando il random che è entrato. Probabilmente è un campione mondiale. No, ma perché lo kickano? No. Secondo te perché lo kickano? Perché stanno avendo difficoltà. No, ripeti bene, Tag. Perché siamo leali. La volete sapere una cosa divertente? È che non è insolito che Tag bari. Perché qualche settimana fa abbiamo fatto una sfida su Left 4 Dead. Uno dei nostri giocatori è crashato e invece di aspettare, indovinate cosa ha fatto? Boomer, curami. Raga, stanno per arrivare, dovete fermarli, stanno arrivando adesso. Più PR e te pareva. Dai, va a cacare. Fermate il carro. Vai, c'ho il crit. Ora vai, Essential, vai. Ok, difendete il carro che stai indietreggiando. Arriva un Evi con un medico. Vai, fai fuori la torretta. Ottimo. Vai, spingiamo sto kart. È filo il bonk. Spingiamo sto kart.
spingiamo sulla caspita di carte, l'hai vinta! No, la prima è loro. Yes! Quindi, ricapitolando, tag ha barato non kickando una persona che non c'entrava una mazza col suo team. Quindi avevamo contro una persona non italiana che era più forte di tutti quelli nel team opposto. E come se non bastasse, durante questo round, il nostro Demoman Gearless purtroppo crasha. Ma siamo in 11, cioè dobbiamo vincere con 30 handicap, già abbiamo PvP ore contro. Sei un posto libero? Gearless non è neanche entrato? Vai, cacabola. Ok, abbiamo cacabola. Un 1000. 1000? No, no, no! Non c'erano abbastanza pagliacci in questo film! Vai, switcha soldato! Pushiamo il momento, pushiamo tutti assieme, in 4 devono essere! Cavolo, stanno arrivando, stanno facendo casino! Non dobbiamo far passare questo... questo punto non dobbiamo farli passare! Pushiamo, vai, medico! Pushate! Cura il pyro! Okay, oh, occhio! Vai, dietro! Oddio, mi ha shottato! Bravi ragazzi, bravissimi! Vai, pushate, veloci! Dai! Ma... No, da dietro, ciò! Sentry livello 3, zitti! Sentry a destra del carro, Squid, attento! Sentry, alla tua sinistra! Già, quella torretta ci ha salvato il round, perché il team di Tag stava avanzando molto velocemente, e avremmo perso se Loren non l'avesse piazzata. Tuttavia, la cattiva notizia è che era successa un'altra cosa inaspettata. Ovvero Gearless era tornato. Però avendolo già sostituito con Cacabula, avevamo già 12 giocatori. E quindi per qualche motivo Gearless è rimasto nel server e ha occupato l'ultimo slot disponibile. In questo modo i sostituti del team di Tag non sono più riusciti ad entrare. No, ma c'ha tutto il posto Gearless. Maledetto Gearless. Non posso kickarlo. Ci stanno dando le handicap. Pushate. Un minuto. Dobbiamo sopravvivere. Un minuto. Vai, mastro. Pomerone, ma da solo che devo fare? Sempre offline, non rompere la testa. Sì! Buono, yes! Ho il cambio. E poi. Oh mamma. Ci siamo, ultimo round. Eravamo carichi come non mai perché ci bastava un solo round per vincere. Sentiamo qual è la strategia di Tag. Giocate la classe che giocate meglio. Non ho più altro da dire. Isaac, dove li ha comprati questi? Perché sono veramente troppo forti. No, si è unito Gearless! Gearless! Fuori! No. Mastro? Scout spia! Dietro! Che è sta cosa? Siamo 13 contro 11! Siamo tipo in 13. Siamo in 13? È vero, perché siamo in 13? Perché siamo in 13? Perché c'è qualcuno da noi? No. Allora, chiunque non sia del team. Io esco allora. Andiamo via. Ora siamo in 12. Sono uscito io. Ok, va bene. Notate la differenza. Quando noi abbiamo trovato un problema, lo abbiamo risolto in 10 secondi. Se non abbiamo risolto qualcosa, vuol dire che non ce ne siamo accorti. Mentre Tag, appena si è accorto del problema, se ne è approfittato. Più di una volta. Vedete? Questo è quello che contraddistingue gli hater di Lion. Esci! È uscito. No, negli spettatori! Vabbè, questa è... Vai, fai l'ultima fronte. Stanno pushando sul carte, lo voglio tutti sul carte. Beh, adesso è la parte più difficile, ma ce la possiamo fare, mastro. Bonk, devo col carte, subito, sennò... subito col bonk. Vai. Andate, cacchio. Non hanno torrette. No, ragazzi, non mollate. Cazzo, Baritone, sì, dai. Abbiamo 8 minuti, sicuramente, dai. Ma non dovete mollare, alla fine. Loren, vuoi critici? Vuoi critici? Lox eri bravissimo come medico prima, switch a medico, ci serve un terzo medico secondo me. Sì, ci vogliono più medici che... Vediamo l'inferno, vai! E là? No, hanno usato Ruber. No, non serve far fuori, fai fuori gli altri. Non hanno più torrette. No, stanno chiudendo! Più pier dietro! Cavolo, quel più pier! Morto! No, saltare sul punto! Dai! Saltare sul punto! Sì! Vinta! Finita! No! Allora Tag la fai in arena o in... Attenzione, guardate Tag che si lamenta! 3, 2, 1... Quindi, ora l'unica cosa che dovevamo fare
e discutere in modo calmo e tranquillo come è andata la partita. Fatto prima io che ho perso. È stata una delle partite più divertenti del secolo. Credo che vero. In Italia abbiamo creato la partita più divertente del mondo. Allora, io voglio dire una cosa. Si connettevano i tuoi e ci davano svantaggio numerico perché si mettevano nella tua squadra e giocavano, quindi... Sì, Gearless ha joinato la nostra squadra per 10 secondi. Sono sicuro che in 10 secondi sia riuscito a partire dalla nostra base, raggiungere la vostra, uccidervi 10 volte e spostare il kart in 4 mappe diverse. In 10 secondi. Comunque, ora lascio parlare il video perché questa è una delle assurdità più assurde che abbia mai sentito. Scrivetemi poi nei commenti chi secondo voi ha ragione. È una vittoria un po' falsata. Poi devo anche ringraziare a un certo punto, se conosco un ragazzo che ci ha aiutato tantissimo, ringrazio PvPR nel mio cuore. Falsata. Però... io questa la considero una sconfitta non perfetta. Quindi tu sarai costretto a partecipare nella mia registrazione di Fortnite. Lo devi fare perché sei stato sleale fino alla fine. Sleale fino alla fine. Sleale fino alla fine. PvPR? Che PvPR? Però gioca bene, spia. Gioca bene, spia. Appunto, togliete PvPR. No, no, no. PvPR se la sta cavando alla grande. Lasciatelo ormai. Ma io ho detto è il primo, caca. Fate finta di niente. Lasciatelo. Fate finta. Uno dei tuoi Epic Mario è uscito. Sì, abbiamo avuto pure sto problema che mezzi si sono allontanati. Ed è entrato un random, invece di chiamare un fan è arrivato un random. Io non c'entro niente. Potevi kickarlo e far entrare un tuo fan. No, in quel momento non potevamo perché stavate sul punto di prendere il kart. E poi, ripeto, è successo più volte che sono entrati vostri a bloccare piuttosto che lui ha dato una mano. È il primo, caca. Piuttosto che lui ha dato una mano. Allora, devo dirti la verità, non me ne sono accorto subito. PvPR? Che PvPR? Io stavo giocando. A un certo punto ho visto: oh, ma questo PvPR gioca bene. Infatti ho detto PvPR che... Dato che anche te non è che sei stato proprio pulito nella tua partita. Che ho fatto io? Con PvPR? Ma che c'entra? Ti ho detto non potevo kickarlo perché stavamo in un momento di stress. Stress. Potevate kickarlo tra un round e l'altro? No, perché non avevamo nessun altro. Pariton fuori, entra Squid. Squid fuori, entra Pariton, vai. Ok, Squid, dai il cambio a Pariton, per favore. Chi può entrare altro, oltre a Squid? Vieni. Pariton out, Pariton out, Pariton out, Epic in. Fai entrare Deni. Non avevamo nessun altro. Voi avete avuto il vantaggio numerico e ci avete fermati. No, siete stati più sleali voi. Allora aspetta, io aggiungo un'altra roba allora. Magari mi va pure bene, dimmi. Ogni morte un peperoncino. Ma non... No! No! No!